scendono più lontani perché hanno paura. Però vanno vogliono meglio. Guardate adesso al balcone, c'è un'altra persona, è un ragazzo, e il gabbiano è fermo. Guardate adesso, c'è il gabbiano, abbiamo cambiato persona ed è subito partito. Siamo sempre al balcone, abbiamo cambiato persona, vedete il gabbiano è fermo. Non si muove, solo quando esce una determinata persona il gabbiano si muove. Ecco, adesso stiamo dimostrando come il gabbiano, vedete, è posizionato sulla canna fumaria e abbiamo cambiato persona ancora un'altra volta, ma questa volta il gabbiano non attacca nessuno. Ecco, vedete, è stato svelato il mistero del gabbiano, c'è la mamma che ha protezione dei piccoli. Ecco, vedete, guardate, guardate, dice come abbassa di più, guardate. E come avete visto, il gabbiano attacca proprio, vedete, vedete? Abbiamo dimostrato ufficialmente che il gabbiano è a protezione dei piccoli che sono sul tetto di questo fabbricato. Ecco, vediamo. In questo momento il gabbiano è lì e poi le immagini che abbiamo visto in precedenza hanno dimostrato che ci sono dei piccoli, quindi semplicemente è questo il motivo. Certo, e volevo aggiungere un'altra cosa, ma non per discolparmi, ho fatto che questo gabbiano che attacca altre persone non è colpa mia, perché io non ho fatto male a nessuno, certo. neppure i figli che come stanno come possiamo vedere in questo momento noi stiamo parlando altre che le persone cattive mentre parliamo. Facciamo vedere anche, ecco, i due gabbiani in questo momento che sono sulla canna fumaria. Ecco, ecco, uno è andato via. Quindi stiamo dimostrando che non sempre il gabbiano attacca, in alcune occasioni cioè, punta e altre volte no. Però sì, da quello che abbiamo capito è perché ci sono dei piccoli sul tetto. E le persone cattive mi accusano che io ho ucciso i piccoli e perciò sta attaccando altre persone. E non è vero. E non è vero. Io non ho fatto male a nessuno. Assolutamente no. I piccoli sono sul tetto. Chi vuole vederli li può andare a vedere. Chi li tocca?